Inizialmente intendeva fondamentalmente la concezione di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, arricchiva dalle concezioni con alcuni innovativi apporti, ma non è tanto a questo che è dovuto il suo straordinario successo, quanto al fatto di aver svolto, sotto i pulsanti e auspici di Giulio Onesti, un'esigenza di auto-organizzazione e di autonomia in un momento in cui si imponevano in modo travolgente. L'espansione delle pratiche sportive e l'affermarsi del fenomeno del professionismo nello sport richiedevano infatti indifferibilmente regole giuridiche vincolanti per rendere compatibili i risultati, ma anche disposizioni regolatrici per tutti gli attori, atleti, arbitri e organizzatori, secondo principi peculiari coerenti con i valori che lo sport afferma. E è vero, la concezione di Giannini non ha avuto naturalmente sviluppo in altri settori, fu importante, perché non è vero, rimasto sotto la lavorazione dello Stato comunitario. Per l'esistenza di un ordinamento giuridico è sufficiente, secondo la teoria istituzionalistica, che si abbiano insieme i soggetti organizzati in strutture predefinite e rette a regole certe. L'ordinamento sportivo si è dotato di codici, statuti, regolamenti applicativi. Ma quello che rende ineffettivo un ordinamento giuridico è il sentimento con cui si aderisce e si partecipa. È il fatto che se ne condividano gli obiettivi, si riconoscono dei valori aggregati e in funzione di questi se ne accettano le regole. Un appassionato sentimento animava i giochi sportivi dell'antica Grecia, le Olimpiadi di Moscou, ma anche i giochi d'Efici e altri giochi. I giochi erano organizzati e si svolgevano secondo regole comuni, osservate da tutte le città-stato greche, quale che fosse il loro ordinamento interno, democratico, oligarchico, autocratico. Per la celebrazione delle Olimpiadi si sospendevano le guerre, l'opposto di quello che è accaduto in Occidente, quando alcuni stati hanno poi dotato le Olimpiadi di Mosca dell'80 e altri per portare converso per le Los Angeles, perché si è il clima di guerra fredda. Non solo, le Olimpiadi da tanti anni erano il riferimento temporale della storia fino a che si facesse riferimento alla nascita di Cristo o alle Cina. Può ritenersi quindi che lo sport dell'antica Grecia desse vita a una forma di ordinamento interstatale. Nell'epoca moderna, prima nel Regno Unito e poi via via negli altri stati, lo sport ha ripreso a trasferire il popolo. Di conseguenza, l'ordinamento sportivo si è dato, come dicevo, regole certe, delle quali, peraltro, alcune hanno una connotazione etica che dilata il concetto strettamente giuridico. Tipico in questo senso il precetto di lealtà, che postula nella sua applicazione un richiamo espansivo a valori che il giudicante deve rimanere nel caso concreto come usurpare i giudici come un ruolo. Fondamentale per la vitalità di un ordinamento e la sua effettività, il sistema di giustizia sportiva di cui avete sentito recentemente, è stato veramente un escurso molto interessante. Il sistema di giustizia sportiva del quale l'ordinamento sportivo si è dotato è un sistema organico che si accreda ogni giorno sul campo per la sua effettività, particolarmente avvalorata dagli incisivi interventi nei casi di doping e di calcio scommesse, che hanno ricevuto apprezzamenti anche in sede internazionale. Il CONI, infatti, come è stato ricordato, è sì espressione del principio affermato dalla nostra Costituzione in materia di tutela delle formazioni sociali atte a sviluppare la personalità umana, ma rappresenta anche un'articolazione dell'ordinamento transnazionale dello sport che fa capo al Comitato Olimpico Internazionale, che è il CIO, che è molto sensibile a questi problemi. Ammirevole della gestione degli atleti paralimpici. Ora il banco di prova è il contrasto al razzismo negli stati. L'ordinamento sportivo italiano ha ricevuto anche un formale riconoscimento con legge statale, la legge Melandri del 99 e la legge del 17 ottobre 2003 numero 220. Mi piace ricordare, con varietà senile che mi ricorderete, quest'ultima legge, perché dopo il caso Catania ha concentrato nel cartellazzo del valore precedente la competenza unitaria della giurisdizione esclusiva in materia sportiva. Le norme attributive di tale competenza hanno superato il valore
tante lasso mi sembra si è dimostrato in piedi il poco incline in mezzo del campo. Ma non tutti i problemi di competenza alternativa o commista tra ordinamento statale e ordinamento sportivo sono risolti. Il principio guida, sintetizzato nella formazione del punto non disconoscimento, il principio guida è che è riservato all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'erogazione delle relative sanzioni. Essenzialmente quindi le regole tecniche, ma anche quelle connaturate alla sua autonomia, quando non ci siano effetti percotentici dell'ordinamento statale in quanto toccano con propria e distinta configurazione diritti soggettivi o interessi legittimi. Una peculiare e intelligente soluzione per materia è quella della pregiudiziale sportiva, che esiste prima di rivolgersi al giudice statale, ordinario o amministrativo, si era proposta di salvare i rimedi alla giustizia sportiva. Ma il stringente vincolo sportivo è caduto per le tre professionisti. E a un inasprimento del contenzioso prelude la caratterizzazione, qualcuno profila, dell'atleta azienda. Problemi sarebbero insorti per la mancata abilitazione del giocatore nelle competizioni della sua squadra, se il caso Riccardi non fosse stato l'estremo e si salvato in prova. La configurazione dell'organizzazione sportiva nei confronti dell'ordinamento statale è nel senso che il CONI è un ente pubblico, mentre le federazioni sono soggetti di diritto privato, ma con possibilità di mettere anche il diritto pubblico, cosa che risale a un precedente degli anni 80, forse sono stato un discorso. Dal CONI, peraltro, è stata scorporata la CONI Servizi, costituita in società federazione. La distinzione che nei principi è logica e mirava leggibile il governo dello sport e dei compiti operativi, ma in realtà la connessione tra i due organismi era intrinseca, perché la CONI Servizi è essenziale per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente del governo, trasponendo nella fase operativa gli indirizzi e l'impronta dell'ente guida, secondo le caratteristiche di autorganizzazione e di autonomia, anche proprio dell'ordinamento sportivo. La sottrazione della società all'organizzazione sportiva interpretata per una dirigente con la trasformazione della società, società Sport e Salute non è quindi, con la sensazione questa di finanziamento, non è quindi una natura